We have a dream. Questo è un giradischi, questa è una puntina. Quando il giradischi gira, non so, è giro puntina, non lo so se cosa voglia dire. Perché ti sei chiamato giro puntina, caro Domenico? Bella domanda, Red. Perché mi chiamo giro puntina? Perché mio nonno mi chiamava così, perché quando ero piccolo mio nonno diceva che assomigliava alla puntina di un giradischi. Ah, vedi, allora guarda, ma pensa, senza saperlo, io ho puntato il giradischi con la puntina senza saperlo, non lo sapevo io. Sì, e tra l'altro adesso mi ritrovo ad essere anche collezionista di vinili, quindi tutto torna nella vita. E quindi mio nonno mi chiamava Giro Puntina proprio per questo, perché non riuscivo mai a stare fermo, ma le cose non sono mai cambiate, quindi da allora le cose non sono mai cambiate, quindi Giro Puntina. Allora, pugliese. Sì, pugliese di Taranto, della provincia di Taranto, di un piccolo paese della provincia di Taranto, Sava, vicino a Manduria, terra del primitivo, dell'ottimo vino. E quindi terra, una terra, diciamo, i sapori legati alla terra, ecco, alle proprie radici. Ah, ma che cos'è questo primitivo? Cos'è un vino il primitivo? È un vino. E devi sapere che la provincia ionica, ecco, è la terra del primitivo e del Negramaro, quindi noi siamo ufficialmente la terra, insomma, in cui si producono questi due vini. Quindi sono degli ottimi vini. Se non l'hai mai assaggiati, devi venire qui, anzi ti invito ufficialmente, così potrai bere dell'ottimo primitivo e dell'ottimo Negramaro. Senti, chi è Antonio Caprara che scrive: ciao Domenico, cantautore di grande sensibilità, nonché bellissimo chitarrista. Ah, un caro amico Antonio, tra l'altro è un musicista di Taranto, un caro amico e un bravissimo musicista. Ma tu sei vicino a Grottaglie, perché qualcuno scrive Grottaglie. Sì, sono a circa 13 chilometri, ecco, 13 chilometri da Grottaglie, sì. Sono venuto a Grottaglie, io ho fatto una serata, dopo Natale, dove ho raccontato Woodstock in una discoteca strapiena di gente. Mi hanno regalato un Pumo si chiama? Sì. Sì, esatto. Sì, il Pumo porta fortuna, il Pumo praticamente viene regalato e porta praticamente, si augura prosperità alla persona a cui viene regalato. Manduria, il primitivo è un vino molto buono, giro puntina, ciao, un po' tosto e buono il primitivo, quindi è un po' tosto, quindi alcolico. Solo Lambrusco, no, io bevo soprattutto Moscato. Lambrusco è buono, anche il Lambrusco. No, anche Moscato, vedi che immediatamente pianeta cinema. Allora, io c'ero, grande Ronny, vedi, Alf Carr dice che c'era quando io ero a Grottaglie. Mi è piaciuta molto quell'esperienza di Grottaglie. Il vino primitivo di Manduria di origine. Vince Pastano di Grottaglie. Non lo sapevo che Vince Pastano fosse di Grottaglie. Quindi, cavolo, ma la Puglia sta sfornando musicisti incredibili, porca vacca. Ma Red, tu ci hai lasciato per ultimi, hai lasciato la Puglia in questa puntata per ultima, quindi vabbè, però gli ultimi saranno i primi. Vabbè, ma sì, la Puglia, ho dato un'occhiata, sempre dietro ogni collezionismo c'è una mania erotica. Vabbè, sei collezionista di vinili tu, quali vinili ti piacciono di più? Sì, allora guarda, io ti devo ringraziare, Red, perché grazie a te ho riscoperto questo vinile, non so se lo riesci a vedere, questo è stato un regalo del buon Fabrizio, sì. Non so se lo riesci a vedere. Come un cammello in una grondaia, disco clamoroso di Franco Battiato. È un disco clamoroso di Battiato, tra l'altro io l'ho riscoperto grazie a te, ed è stato un regalo del mio amico Fabrizio Sparta, che è il fondatore della mia etichetta discografica, la Sottotetto Lab. Tra l'altro ci tengo anche a salutare Stefano Iuso, che è il mio producer, e Fabrizio Sparta, che è il produttore esecutivo della Sottotetto Lab. E Fabrizio mi ha regalato, ha pensato bene di regalarmi questo vinile fantastico che io ho ancora in celofanato e non l'aprirò perché lo lascio lì nella mia collezione, insomma, di vinili.
Allora, senti, tu sei malato. Difatti, devo dire che il malato di vinili compra due copie di ogni vinile, uno lo tiene in celofanato e l'altro lo suona una volta, quando non c'era chiaramente la musica liquida. Oggi il malato di vinile fa l'errore di comprare due vinili, cioè di comprare un vinile, tenerlo in celofanato e ascoltarsi la musica liquida, ma la musica liquida non ha il sapore del vinile, quindi. Vabbè, senti, allora, visto che tu hai due video, quindi io volevo partire subito con il primo. Il primo è pieno di supereroi e non si vede mai il tuo volto, perché tu sei cosa sei? L'uomo ragno. Ecco, mettiti la maschera, mettitela. Ecco, tu sei mascherato. Cos'è? E non mi posso, scusami Red, non mi posso far vedere, un attimino. Ah, non si può. Eh beh, certo, quando c'è la trasformazione, quando uno diventa un supereroe, non si può far vedere. Eccoti qua. E sei l'uomo ragno, quindi, giusto? Sì, sono io, sono io. Ecco, ma perché tutto questo sali da me è tutto fatto con supereroi, fumetti e supereroi? Perché? Perché è la mia natura da nerd, cioè nel senso che mi fa essere quel bambino che è dentro, no? Che è dentro ognuno di noi, e quindi deve rimanere dentro ognuno di noi. E poi l'uomo ragno era all'antitesi dell'uomo Peter Pan. Ecco, l'uomo Peter Pan non vuole assumersi le proprie responsabilità, mentre l'uomo ragno deve portare tutta la responsabilità del mondo sulle spalle. Quindi diciamo sì, però bambino con le proprie responsabilità. Guardiamoci, eccolo qua. Giro puntina, sali da me. Sali da me, che ti mostro la mia collezione di 3000 angosce e lo vuoi un tè? Un alcolico corretto con tutte le mie storie e sali da me, che non c'è nessuno e poi potrai gridare forte tu su di me. La notte passeggera, io non freno le mie voglie e poi tu non sai quello che dici. Spieghi l'amore con Neruda e Flaubert, non pensi a me. E arrivi tu, io sono un tipo pratico e l'amore non lo spiego mai. Ho paura che tu sia la mia cura e la mia malattia. Ho bisogno di capire dove andremo a finire. Stati conoscenti, amici, amanti, attenti, attenti. Attenti ai tempi. Sali da me, l'amore non si spiega con i calcoli e statistiche. Io voglio te e non è per solo orgoglio, e come vedi sei una malattia. Non andare via. Lo stile sotto ogni parola, come fanno le lenzuola che scoprono noi. E tu mi parli di Perry e arrivi tu. Io sono un tipo pratico, l'amore non lo spiego mai. Ho paura che tu sia la mia cura e la mia malattia.
Sali da me, questo è Giro Puntina, quello che vedete adesso, il basso è una bomba. Ma tu suoni, quali strumenti suoni tu? Allora, io suono chitarra, chitarra classica, chitarra elettrica, pianoforte e ukulele. Il basso è stato suonato dal mio producer Stefano Iuso, che ha arrangiato, insomma, è l'art director dell'arrangiamento, insomma, di questo pezzo. E abbiamo prodotto insieme poi tutti i singoli che sono usciti fino ad adesso, e quindi mi ha aiutato tantissimo. E al basso è proprio Stefano. Quindi il basso fantastico è proprio lui. Ma tu Giro Puntina ti esibisci live? Io mi esibisco live, adesso una serata, proprio domenica 28, in una località qui vicino che è Campomarino di Marugio, che è una località balneare, anche perché qui è bel tempo, quindi fino a quando il tempo mantiene è sempre estate, è sempre un clima Sì, abbastanza. ma cosa fai? Solo pezzi tuoi? Faccio per metà pezzi miei, per metà cover, quindi diciamo un repertorio misto. Che tipo di cover fai? Cover, di solito mi rifaccio a musica cantautorale internazionale e nazionale, ovviamente grandi, grandi cantautori, tra cui Lucio Dalla, Battisti, Battiato, Rino Gaetano, mentre di internazionale, ecco, i Police, Tracy Chapman, fino a spaziare agli U2, quindi un po' Sì, ma di roba. scusa, per fare gli U2 ti esibirai con un gruppo, giusto? Sì, mi esibisco con un gruppo di tre elementi, siamo un trio, c'è al basso c'è Riccardo Muglia, poi c'è alla batteria Francesco Santoro e poi di tanto in tanto suoniamo anche con il tastierista Giuseppe Leo, quindi siamo un quartetto o un trio all'occorrenza, ecco, dipende anche dalle situazioni e dai locali. Allora, tu hai fatto X Factor? Sì, nel 2009 è stata un'esperienza, insomma, con la grande Mara, la grande Mara Maionchi. Io facevo parte di un gruppo vocale, ci chiamavamo i Red Mania, e nel 2009, insomma, abbiamo fatto questa esperienza per circa 2 settimane all'interno della trasmissione. È stata, insomma, un'esperienza formativa da determinati punti di vista, ecco perché riesci a capire le logiche di una trasmissione televisiva stando proprio all'interno. Quindi, Quali sono le logiche della trasmissione televisiva? beh, ovviamente Red, tu sai meglio di me, in una trasmissione televisiva è tutto programmato, no? Tutto ha i propri tempi prestabiliti, ha i propri copioni da rispettare, e quindi ecco, ritmi serrati, dovevamo rispettare determinati canoni, determinati tempi, determinate tempistiche. E quindi queste cose le capisci poi stando all'interno di una trasmissione televisiva e stando all'interno di uno studio televisivo, e quindi girando, provando e riprovando, insomma, le puntate. Ma scusa, ma vi dicevano anche gli autori quello da dire, quello che dovevate dire o no? Sì, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì. O per esempio quando uscivamo fuori dalle inquadrature, perché esultavamo, insomma, ci dicevano come muoverci, per rispettare le varie inquadrature, oppure per esempio le cose magari da dire, o questo dillo in una determinata maniera, o questo dillo così, questo piuttosto che dirlo così, dillo in quest'altra maniera. Ah, quindi la spontaneità totale, ecco. Sì, diciamo che ecco, di musica c'era veramente poco. Ecco, c'era veramente poco. Sì, al di là della nostra preparazione musicale, ecco, noi provavamo i vari pezzi che dovevamo portare, però al di là di quello di musica c'era veramente ben poco. Ecco, era solamente show, quindi erano ritmi serrati, orari da rispettare, e quindi era uno schema da rispettare. Quindi artisti telecomandati, scrive Pianeta Cinema Sublime. Sì. Questa è stata la mia esperienza, ripeto, è stata la mia esperienza di circa 2 settimane.
2 settimane all'interno degli studi, in cui ho conosciuto artisti, per carità, molto validi, persone molto valide, però, ripeto, il programma televisivo deve rispondere a determinati canoni, quindi a determinati schemi e soprattutto a determinati copioni. Ma quindi le mie critiche che ho sempre fatto ai talent hanno un fondamento, secondo te, che hai fatto un talent o no? Sì, indubbiamente, Red, hanno un fondamento, sì. Infatti io nelle trasmissioni che tu hai condotto, io ho sempre condiviso il tuo atteggiamento nei confronti dei talent, la tua critica nei confronti del talent, perché mi ci sono ritrovato in prima persona. Quindi è stata questa, insomma, mi sono ritrovato in quello che dicevi. Certo, allora chi è questo che scrive grande giro puntina? Vabbè, sono di parte. Stefano Iuso è il direttore artistico della Sottotetto Lab. Con Stefano abbiamo fondato questa bella realtà. Lui aveva già fondato la Sottotetto Lab, poi io sono entrato dopo, ecco, e grazie a Stefano Iuso, Fabrizio Sparta, se sto continuando, ecco, a scrivere canzoni e a continuare su questo percorso musicale. Altrimenti mi dedicherei solamente alla didattica e ai miei ragazzi, all'insegnamento. Però è grazie a loro che sto continuando, insomma, ecco, il percorso musicale, artistico, e Stefano Iuso e Fabrizio Sparta mi hanno aiutato tantissimo e tra l'altro adesso faccio parte anche io della crew della Sottotetto Lab, che è la mia etichetta discografica che mi segue Di ormai da dov'è? tempo. È di Lecce o di qualche Di altra parte? Milano, di Di Milano, Milano. di Ah, Milano. ok. Allora, ci vediamo il secondo video che mi hai fatto, perché sono entrambi molto belli. Questo addirittura, cioè praticamente tu hai fatto due video, e pur essendo, da quello che posso capire, io non sono una ragazza, però un bel ragazzo, non ti si vede mai nei video. No, Perché? no. Ma perché tendo a valorizzare di più il concetto che viene espresso dalla canzone, quindi non voglio dare importanza a me o alla mia immagine o alla la mia faccia, ma voglio dare importanza al concetto, ecco, che deve passare attraverso la canzone. Bene. Allora adesso abbiamo un video di animazione che si chiama Willy il Coyote. Mi racconti questa canzone e poi ci vediamo il video. Sì, Willy Coyote parla delle aspettative, uscita l'1 gennaio 2021, neanche parla apposta, e parla di aspettative della vita e parla, ecco, delle speranze. È emblematico averla fatta uscire il 1 gennaio del 2021, proprio quando, ecco, a Capodanno. A ridosso tra i 2 anni, quando uno fa i buoni propositi, no? per l'anno successivo. E quindi è una canzone piena di speranza per ciò che dovrà avvenire. Ok, io saluto Giro Puntina, il suo nome è Domenico. Alessandro Garpez De Vicentis dice amore incondizionato per Domenico. Quindi, e Grazie Ale, grazie. quindi lui, il suo nome d'arte è Giro Puntina, credo che sui social lui sia come Giro Puntina, anche perché Giro Puntina è un nome abbastanza, È unico e è mi trova e unico. trovate solo me. Esatto, e il consiglio che io do sempre agli artisti, se vi inventate un nome d'arte, inventatevi un nome d'arte che sia unico, di modo che uno quando cerca vi trova immediatamente. Lui è Giro Puntina, grazie. Ciao, salutami la Puglia. Giro Puntina, questo è Willy il Ciao Red, Coyote. ti Ciao, ciao. aspettiamo. So, dentro ai tuoi occhi così belli di te. Il tempo è un tiranno e bip bip veloce e Willy il coyote, non riesco a raggiungerlo, riesco a toccarlo se sono con te. Per questo canto la 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 la.
questo motivo, la 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 la, non c'è un motivo, la 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 la, senza un motivo, la 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 la. Sei come un'aspirina presa prima di dormire, e il mal di testa si fa sentire. Ti aspetto come il sonno, ti aspetto come il sabato. È un anno di bilance pesanti, di cenoni abbondanti, di regali inquietanti. Ti aspetto dopo le feste, che almeno digerirò questo motivo, la 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 la, senza un motivo, la 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 la, non c'è un motivo, la 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 la, senza un motivo, la 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 la. Gli auguri migliori del tempo che passa li dedico a te, io voglio sorridere, chi si accontenta gode e vive forse anche di più. Se alla fine il coyote ha trovato anche lui la felicità, c'è speranza per tutti qua. C'è speranza per tutti qua, e per questo canto, la 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 la, questo motivo, la 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 la, senza un motivo, la 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 la, non c'è un motivo, la 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 la, senza un motivo, la 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 la, la.